Fratelli carissimi, pace nel Signore. Per noi è un dovere ringraziarvi per come ci incoraggiate a continuare il nostro viaggio per Cristo, volume numero 5. Lodato sia il Signore per come ci dà le forze, il coraggio, l'umiltà e la capacità di cantare. Sicuramente non per bravure umane, non per capacità personali, ma per la sua infinita misericordia. Cantiamo con il cuore, cantiamo con l'anima, cantiamo con un sentimento vero. E io credo che sia questo quello che Dio gradisce. Credo che sia questo quello di cui le nostre chiese hanno bisogno. Abbiamo bisogno di pastori che servono Dio con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente, con tutta la loro forza. Vogliamo pastori, evangelisti, consiglieri, anziani, responsabili, disposti a combattere proprio come dice il cantico che state ascoltando. La vita cristiana è una lotta, è una battaglia, non è una vacanza. Perdonatemi se vi dico quello che sento da parte del Signore. Dio è in cerca di servi, è in cerca di serve che lo servono con tutto loro stessi. Servitori pronti a pagare il prezzo. In seconda Samuele capitolo 1 verso 24 la parola di Dio ci dice: come mai sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia? Oggi si ode di un evangelo superficiale, un evangelo carnale, un evangelo che non viene da Dio, un evangelo facile, un evangelo fatto di ore di televisione, un evangelo fatto di feste, un evangelo fatto di locali pubblici, cinema, palestre, divertimenti, un cristianesimo libero, un cristianesimo moderno, fatto di Facebook, fatto di internet, fatto di telefonini. I nostri giovani sono ubriachi della tecnologia, i nostri adolescenti vengono portati via dai videogiochi, i nostri cristiani presi dal lavoro, presi dal business, presi dagli affari, presi dagli interessi, presi dai soldi, presi dal denaro. Il nemico ci ha dichiarato guerra, fratelli, e le nostre chiese sono state riempite di giudizi, di conflitti, di vedute personali. Tutto è permesso, non c'è più nessun divieto. Se siamo impegnati a fare questo, quando noi troveremo il tempo di pregare? In secondo Samuele capitolo 1 verso 25: come mai sono caduti i prodi? E come mai sono perite le loro armi? In Marco 11 il verso 17: non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? E noi ne abbiamo fatto un covo di ladri. Giovanni 11 al verso 9 Gesù disse: ci sono 12 ore del giorno, se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Torniamo a camminare di giorno, muoviamoci sotto l'impulso dello Spirito Santo. Torniamo a predicare dei sermoni dati da Dio, sotto l'unzione divina. Riprendiamoci le nostre armi, l'arma della preghiera, quella vera, quella fatta di umiltà, quella genuina. Allora riporteremo la nostra vittoria. In Esodo 14, al verso 14, ci dice la parola del Signore: l'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Il Signore ci dice: noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Dio ci benedica. Thank you.
dici che ti senti solo nel deserto, solo e senza forze, tutto è buio per te. Quando dici non riesco a uscire dal problema, e pensi che nessuno ti ascolta, tu ricorda, è una battaglia contro te che il nemico ti abbatte, e gli conosce quel che vive dentro di te, cerca in mano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai, e non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Ci saranno sempre prove verso il cammino che Gesù ha tracciato, non ti lascerà mai. Ricorda le lacrime che hai versato ogni giorno, Dio le asciugava, gli diceva, è una battaglia, è contro te che il nemico ti abbatte, gli conosce quel che vive dentro di te, che ti mano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai, non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Che vive dentro di te, che è in mano di abbatterti perché lui non conosce la fede che hai, e non ti toccherà perché alla fine Gesù la vittoria sul nemico darà. Sei, chi è pari a te, Gesù? Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Padre di grazia, a nessun altro è come te. Tu
soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Shalom, shalom, Gerusalemme, pace sia in te. Quando poi il Messia ritornerà, troverà la lode in te. Prega per la pace di Gerusalemme, città del nostro Dio. C'è salvezza sparsa su di te, riparo del Signore. Le tue strade pien di gioia,
braccia alzate, gloria a Lui. Benedetto sia il nostro Dio, Yeshua t'Adonai. Shalom, shalom, Gerusalemme, pace sia in te. Quando poi il Messia ritornerà, troverà la lode in te. Israele, amato mio, Efraim mio figliuolo, mio cuore bramerebbe dir che il Messia è già tra voi. Le parole che ascoltate possan penetrare in voi. Tornate e adorate Lui, il Messia, il Salvatore. Shalom, shalom, Gerusalemme, pace sia in te. Gesù ti chiama, non aspettare, donagli il tuo cuore, perché un giorno hai ascoltato che sulla croce inchiodato Lui è morto per te. Vuole donarti la pace al tuo cuore. Se vai a Gesù, ti dà il suo amore. Perché un giorno hai ascoltato che sulla croce ha versato quel sangue anche per te.
non temer, perché lui ti ascolta. Non temer, perché lui ti ama. Lui conosce il tuo cuore, conosce il tuo bisogno. Non temer, perché lui ti ama. Non temer, perché lui ti ascolta. Lui conosce il tuo cuore, conosce la tua vita. Non temer, Gesù ti conosce. Croce inchiodato, lui è morto per te. Non temer, perché lui ti ascolta. Non temer, perché lui ti ama. Lui conosce il tuo Jesus bringe el tout, Jesus care el tout, ma va ta ga, ta cres pre tu gilesque. Os qui divers ginda, io mu jes lo tu che, partires in di. Nasci parello, tu gilo in ilaida, sa degoli, io del tut le schifraida. Oschi divers ginda, io muies lo tu che, degoli le schè. Yo vine no voy.
gel tu, Jesus karel tu, ma vataga ta krespeles ke udi, oski dives dinda. Soli senza saper dove andare, cercando qualcuno che possa comprenderti, a volte riguardando intorno a te, tu ti accorgi che nessuno può comprendere quello che nel tuo cuore solo Gesù, solo Gesù, lui conosce la tua vita, il bisogno del tuo cuore, solo Gesù, solo Gesù. Ama veramente, lui sa darti pace, amore, solo Gesù. Tu non sarai più solo se in lui tu crederai. Gesù, il vero amico che deluderti mai potrà. Metti la tua vita nelle sue mani, ogni giorno il suo amore tu vedrai. Davanti alla
conosce la tua vita, il bisogno del tuo cuore, solo Gesù, sarà Gesù, lui ti ama veramente, tu sa darti pace e amore, solo Gesù, solo Gesù. Solo Gesù, sì, solo Gesù. Mi fascia il cuore ferito e la vista al cieco dà, e ogni peccato può perdonare, e anche l'infermo può sanare. Lui rialza chi è caduto e la gioia chi è triste dà, lui è la felicità, al prigioniero dà la libertà. Gesù, colui che è morto alla croce per te, prendendo il tuo posto per salvarti e darti vera vita. Gesù è colui che trasforma la vita, donando la pace, la gioia e l'amore. Soltanto lui può spezzare i legami del peccato che tengono legato il tuo cuore. Se tu lo cerchi vedrai la sua gloria nella tua vita, e così capirai che non esiste un amore più grande, un amore più dolce. Accetta il Salvatore. Ti donerà la speranza e le tue lacrime asciugherà. Il tuo cuore consolerà, e mai più solo tu ti sentirai. Lui calma la tempesta e può anche dividere il mare. Quando nella prova ti troverai, di sicuro tu la supererai. Sì, lui è Gesù, colui che è morto alla croce per te, prendendo il tuo posto per salvarti e darti vera vita. Gesù è colui che trasforma la vita, donando la pace, la gioia e l'amore. Soltanto lui può spezzare i legami del peccato che tengono legato il tuo cuore. Se tu lo cerchi vedrai la sua gloria nella tua vita, e così capirai che non esiste un amore più grande, un amore più dolce. Accetta il Salvatore. Gesù è colui che trasforma la vita, donando la pace, la gioia e l'amore. Soltanto lui può spezzare i legami del peccato che tengono legato il tuo cuore. Sua
tua gloria, nella tua vita, e così capirai che non esiste un amore più grande, un amore più dolce. Accetta il Se in questo momento ti interrompo. 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato. Mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo. E sorgo domande: perché non mi ascolti? Perché non mi guardi? Perché non mi parli? L'ipocrisia ha ceccato la tua mente e dici che mi ami, e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava. Sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo. In una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Non potrai più incontrarmi, quando non smetterai di piangere per me. Quando ricorderai i momenti accanto a me. Quando non smetterai di piangere per me. Quando ricorderai i momenti accanto a me. Ritorna a me, a me. Ritorna a me, a me. Voglio raccontare quello che il Signore ha fatto nella mia vita brevissimamente, poi passiamo alla parola del Signore. Il Signore mi ha salvato 11 anni fa, appena 11 anni fa. Io vivevo in una famiglia molto particolare a Napoli. Ho avuto papà alcolizzato per 41 anni, è stato schiavo dell'alcol. Vivevo all'Arenella, non so se conoscete.
E la nostra famiglia, a causa di questo schiavitù di mio padre, di questo vizio di mio padre dell'alcol, mia madre dopo 35 anni di matrimonio si ammalò di un fortissimo esaurimento nervoso, una grande depressione chiamata depressione maggiore, che la isolò prima dalla società e poi dalla famiglia. Insomma, era proprio, si era proprio ammalata mentalmente, guardava il soffitto e piangeva, e questa era la sua vita. E io studiavo per diventare prete. Studiavo, poi il Signore mi ha salvato. E mancavano pochi anni, fratelli. E io, man mano che andavo avanti e studiavo, mi facevo delle domande. Dicevo, ma come mai, se io voglio studiare, sto studiando, mancavo un annetto circa, e tra poco succede quello che deve succedere, ma la mia famiglia non succede niente. Facevo il confronto con la mia famiglia. Fino a che un sabato, uscendo dal seminario di Capodimonte, tornando a casa, trovai una situazione molto strana che mi fece molto scoraggiare. Io non conoscevo il Signore. Trovai mio padre che era caduto, era sanguinante, e mia madre che era proprio assente. Disse, ma che vita è questa? Io voglio farmi prete, insomma, servire Dio a modo mio. E Dio non risponde proprio, non si cura proprio. E ricordo che per questa scena che vidi davanti agli occhi, per la prima volta gridai al Signore e dissi, ma se tu esisti, provate un po', un prete che dice, ma se tu esisti, fai qualcosa, non a me, nella mia famiglia, intervieni. Non so quello che puoi fare, ma qualcosa devi fare, perché questa situazione era insostenibile. Tra l'altro mio padre aveva perso il lavoro, erano diventati molto, ma molto poveri, non poveri, molto poveri. Certe volte, quando andava bene, riuscivamo a mangiare un tozzo di pane raffermo, avanzato. Beh, dopo 2 mesi, da quella strana preghiera disperata, di cui non me ne reso neppure conto, mia madre una sera, e la sera del 15 novembre del 1994, disse, senti, io, era una delle poche volte in cui era lucida, disse, io vorrei scendere giù, perché due di loro nel nostro palazzo, due del condominio, sono diventate evangeliche, hanno cambiato religione, e tutte le volte mi vengono a dire, Lella, sai, Gesù può fare qualcosa per te, Gesù può salvare la tua vita. Allora, quelle, disse mia madre, non hanno i problemi che abbiamo noi, però voglio andare per disobbligarmi, così vado e finisce lì, non mi scocceranno più. Lei scese e io mi ricordo, siccome mia madre ci aveva detto che si voleva suicidare, mi ricordo che gli diedi un tempo, perché pensavo che stesse per fare un gesto del genere. Erano le 11 di sera a Napoli, poi a novembre. Disse, guarda, se tu non vieni entro mezz'ora ti vengo a prendere. Signore sia lodato, fratelli, che quando Dio deve fare un piano non c'è nessuno che possa fermare, è vero? Non c'è niente che stasera possa fermare il Signore. Se il Signore ha deciso che stasera diventi suo, stai pure sereno, non te ne andare, perché diventi suo. E quella sera ricordo che mi sono addormentato sul divano, altro che mezz'ora. Mi sono seduto sul divano e mi sono addormentato. Mi sono svegliato il giorno dopo e ho trovato questa donna vicino al balcone, che era mia madre, che piangeva, un pianto diverso, a dirotto, piangeva. Mi sono avvicinato e ho detto, ma poco che è successo? Ieri sera poi, lei girandosi senza dire una parola, disse, stanotte ho incontrato il Signore. Alleluia. Ma che sta dicendo? Sì, lui ha detto, sto bussando alla porta del tuo cuore. Se tu mi apri il tuo cuore, io cenerò con te e tu cenerai con me. Disse questa frase senza rendersene conto, perché in casa mia è vero che facevo il prete, ma la Bibbia non si leggeva proprio. Per cui è la frase, non la sapevo manco io che era della Bibbia, quella era la cosa ancora più forte. E la prima cosa che pensai, dissi, ma che è successo? Insomma, era una persona depressa, il primo pensiero, disse, è impazzita proprio. Ma quella donna cambiò in una maniera velocissima. Proprio in giornata stessa ci eravamo accorto che c'era stato un grosso cambiamento. Si metteva in ginocchio, pregava, Signore, grazie che mi hai salvato, grazie che salverai la mia famiglia. E sapete, io da grande teologo dicevo, ma che stai dicendo? Insomma, e poi si metteva una pezza in testa, perché le sorelle Giulia avevano detto che si doveva coprire col velo. Dico la pezza perché dopo abbiamo scoperto che si chiamava velo.
E pregavo: Signore, grazie, perché farai un grande intervento. E poi, sapete, a me dava anche fastidio, perché dicevo: grazie, perché salverai anche mio figlio. Cioè, ma pure io, come io che insegno, io... Poi la cosa mi mandò in crisi dopo una settimana, è perché il cambiamento era davvero forte. E lei, la depressione, per il suo zelo la bruciò proprio, l'annientò, divenne una donna gioiosa, allegra. Ricordo che lei aveva una grande speranza per mio padre. Mio padre però continuava a bere, non è che aveva cambiato mio padre. Allora ricordo che dopo 20 giorni da questa salvezza che il Signore opera a mia madre, pregai il Signore e dissi: senti, io sono confuso. Mia madre c'ha una esperienza troppo evidente. Due sole cose: o è stata la religione che gli ha fatto un lavaggio del cervello, o se sei tu me lo devi dimostrare attraverso mio padre. Mio papà è alcolizzato da 41 anni, ha preso in 41 anni psicologi, ha frequentato psicofarmaci, medicinali, ha fatto tutto quello che doveva fare, maghi, cartomanti, ha fatto tutto quello che doveva fare, nessuno ha mai potuto fare niente. Ora, se sei tu, come dice mia madre, cosa ti costa te guarire mio padre? Beh, fratelli, 8 dicembre, serata dell'8 dicembre. Mia madre è stata salvata il 15 novembre. E mio padre dice: senti, stasera vengono due fratelli di tua madre. Erano i fratelli della chiesa. Hanno detto che vogliono pregare per me. E io gli ho detto: papà, ricordati che l'anno prossimo divento prete. Se cambi anche tu, che dico? Mio padre: non ti preoccupare, io sono cattolico, apostolico, romano. Tua mamma non ha capito niente, i fratelli di tua madre non hanno capito niente. Loro vengono, ma sono io a parlare. Questa frase, sapete, mi incoraggiò in qualche maniera, diciamo, mi tranquillizzò. Insomma, era un sabato sera, tornando da questa preghiera, lui entrò tutto un stordito. Dice: papà, ma come? Dice: oh, niente, hanno fatto una bella preghiera. Uno mi ha messo le mani in testa. Beh, non ha nulla da dire, però, e se ne andò. E mia madre, il Signore ha operato. Fa pure chirurgo, Signore, ha operato. E noi, il Signore ha preso in mano la nostra famiglia. Fratelli, fin qui era ancora tutto da meditare la cosa. Ma passarono tre ore che loro erano entrati, erano 11:30 di sera, che mio padre ci chiamò dalla sua stanza. Venite qui. Correte dal salone dove eravamo, perché qui c'è qualcuno che non si vede, ma sta iniziando a operare nella mia vita. Iniziò a confessare tutti i suoi peccati. Voi provate a immaginare, fratelli, di fronte a cosa mi trova. Mia madre subito si buttò in ginocchio a ringraziare il Signore. Lui confessò tutti i peccati che noi neppure eravamo a conoscenza. Confessò delle situazioni riguardo al rapporto coniugale interrotte tra lei e mia mamma. Mia mamma diceva: Signore, grazie, perché l'hai salvato, l'hai liberato. E io mi ricordo, fratelli, che assistevo all'inverosimile. Insomma, passarono 4-5 ore. Mio padre fu liberato, divenne una creatura nuova, un uomo nuovo. Non ebbe più, non è che si sforzò di non andare bene, non ebbe più il desiderio. Perché quando Dio opera, opera bene, fratelli. Lui è veramente lo specialista di ogni situazione. E lì cambiò la sua vita. Poi si convertì anche mia sorella. Insomma, rimanevo soltanto io. Quello che aveva capito tutto, era rimasto all'ultima a tutto, che non era salvato. Loro parlavano del cielo, loro parlavano che sarebbero andati nel cielo. E mia madre, tutte le volte, lo diceva in napoletano, tanto mi capite, no? Dice: ma io, ma tu non puoi venire in cielo? E tu lo convertì, no? Così, tutte queste cose... La realtà è, poi c'erano stati dei miracoli in casa. Ricordo in particolare un miracolo che mi convinse, fratelli. E questo non è un miracolo che noi troviamo soltanto nei libri. Forse qualcuno a San Biagio si ricorda che lo raccontai a San Biagio. Il miracolo straordinario che mi fece anche incusse anche timore fu quello che con 70 grammi di pasta in casa di mia madre mangiarono 18 persone. E mi dice: ma allora qua le cose non funzionano. E qui così espressi il desiderio: Signore, ho bisogno urgentemente di te. Voglio non conoscerti che sei in casa. Abbiamo capito che sei in casa.
ma poi ti voglio dentro di me. Io voglio che tu mi liberi da questo peso. Io devo gioire come gioiscono loro. Perché tu puoi stare anche sotto questa bella struttura e godere di questa gioia fraterna. Ma la gioia più bella deve esserci dentro. Tu devi sentire Gesù, no che passeggia sotto la tenda, che passeggia nel tuo cuore. Questa è la scoperta più grande. Dice: io e il Padre mio verremo e faremo dimora dove? Sotto la tenda. Come? Quando c'è il popolo di Dio sotto la tenda, faremo dimora in voi. Dio creatore viene ad abitare dentro di noi, Dio salvatore viene ad abitare dentro di noi, viene ad abitare, non viene di passaggio, vuole avere comunione con te. Saremo a cena, tu cenerai con me, io cenerò con te. E così una mattina mia madre ci chiamò, dice: sentite il Signore in casa nostra. Mia madre poi così parlava e così riusciva a trasmettere la sua fede, grazie a Dio per le fedi semplici, fratelli, eh? Dio ci aiuti a conservare una fede di un solo livello, livello biblico, altre non ne vogliamo. E ricordo che mia madre ci chiama e dice: il Signore è venuto qua perché ci deve benedire. E quella mattina ci mettemmo in ginocchio e il Signore salvò anche me. Sentì per la prima volta il perdono dei peccati. Ma sapete quante volte mi ero confessato? E avevo confessato. Ma quella volta il Signore mi ha liberato veramente. Ho sentito che il Signore spezzava le catene, mi liberava nell'anima e nello spirito. Ho avuto anche dei combattimenti, come giustamente diceva il fratello prima, ma il Signore mi ha liberato e ha avuto una grande vittoria. E adesso siamo qui per servire il Signore. Guarda che barca hanno comprato i Williams. Sapevi che l'avevano presa? Dove sei andata? Ho distolto lo sguardo per un istante. E lei non c'era più. Voi sapete cos'è successo? No, non lo sappiamo. Andiamo! Così! Bravo! Forza, è così che vi voglio! Forza, più veloci! È stato strano. Strano che io non sia scomparso. Come sta oggi? Sta riposando bene. Molto bella. Hanno passato tutta la vita amandosi, profondamente.
Mi sembra quasi giusto che siano stati presi insieme in quel modo. Papà, ci leggi il libro? Mm? La storia di Jonah e del grande pesce. Jonah e il grande pesce, eh? Va bene. Vediamo che riesco a fare. La storia di Jonah. Ti sei già lavata i denti, signorina? No. Leggi ad alta voce, papà. D'accordo, amore. Come va, tesoro? Vediamo un po'. C'era una volta un profeta di nome Jonah e Dio gli disse di andare in una grande città. Ma Jonah non voleva. Ti prego, signore, non mandarmi in quella città. Che sei oggi? Mi tengo informato, non c'è niente di male in questo. Io credo un po' di tutto e cerco di tenere la mente aperta. Va bene, senti. C'è un po' di verità in tutte quelle religioni. È questo che le rende pericolose. Ma... lascia che ti mostri una cosa. Ogni parola in questo libro è vera. È la storia del rapporto di Dio con l'uomo e della separazione dell'uomo da Dio. Ma un giorno Dio in persona scese sulla terra e visse in mezzo a noi da uomo. Sperimentò il nostro dolore, le nostre avversità e le nostre gioie. E attraverso la sua morte sulla croce ci diede la possibilità di tornare a stargli di nuovo vicino. Ora tu puoi anche non credere che quello che ti dico è la verità, ma un giorno lo farai. E quel giorno, amico mio, la verità ti renderà libero. La domanda è: accetterai la verità o la rifiuterai? La accetto. Voglio quello che hai tu. Voglio conoscere Gesù. Che cosa devo fare? Devi soltanto chiedere. Se confessiamo umilmente i nostri peccati e chiediamo a Gesù Cristo di essere il Salvatore, il Signore della nostra vita, trascorreremo l'eternità nel suo regno. E Dio spazzerà via tutte le lacrime dai loro occhi e non ci saranno più morte, né tristezza, né pianto, né ci sarà più altro dolore, perché tutte queste cose saranno cancellate. È il tuo momento, Adam. Dio, so che sei reale. Ti prego, perdonami. Entra nella mia vita, Gesù. Oh Dio, guidami. When you're confused, your soul is bruised, He is all you need. He's the rock of your soul, He's the anchor that holds through your desperate time.
when your way is unsure, His love will endure, the peace you will find. Andrà tutto bene? Sarà sempre con noi.